29 gennaio. Nel 1886 Benz brevetta la prima vettura a motore, accensione elettrica. Carburatore. Due posti a sedere e niente pedali. Freno e acceleratore azionati a mano. Con la Motorwagen brevettata nel 1886 dall'ingegnere tedesco Carl Benz nacque l'autovettura a motore, alimentato a benzina. Nel 1951 parte la prima edizione del Festival di Sanremo. La radio diffonde la voce del presentatore Nunzio Filogamo che annuncia l'inizio della prima edizione del Festival della Canzone Italiana, ospitata nel lussuoso Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Nel 2012 muore Oscar Luigi Scalfaro, nato a Novara e morto a Roma nel 2012, politico e magistrato, è stato il nono presidente della Repubblica, in carica dal 1992 al 1999. 30 gennaio. Nel 1873 Verne pubblica Il giro del mondo in 80 giorni, uno dei romanzi più celebri nella storia della letteratura d'avventura, da cui ebbe origine una nuova concezione del viaggio, antesignana del moderno concetto di turismo. In 10 anni di attività, lo scrittore francese, originario di Nantes, aveva già strabiliato i suoi lettori con appassionanti avventure tra scienza e immaginazione. Dal romanzo d'esordio 5 settimane in pallone al capolavoro 20.000 leghe sotto i mari, l'idea del viaggio come scoperta di nuovi mondi e insieme impresa straordinaria, spesso oltre i limiti delle umane possibilità, era stato fin qui il leitmotiv delle sue storie. Nel 1952 muore Ferdinand Porsche, ingegnere e imprenditore, nato a Liberec, nella Repubblica Ceca, e morto a Stoccarda, nella Germania meridionale, nel 1951. Famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel settore delle auto sportive. Nel 1948 muore Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar, in India, e morto, assassinato, a Nuova Delhi nel 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto, soprattutto, con il nome di Mahatma, grande anima. 31 gennaio. Nel 1865 fu abolita la schiavitù in America. La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura. È il contenuto della prima sezione del 13° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, che nel 1865 mise al bando la schiavitù nei 36 stati allora rappresentati dal Congresso. Nel 1910 nasce Giorgio Perlasca. Il suo nome compare nell'elenco di 525 italiani giusti tra le nazioni, ossia i non ebrei, che hanno rischiato la propria vita per salvare quella dei perseguitati dal genocidio nazista. Nel 1888 muore Don Bosco, nato in una frazione di Castelnuovo d'Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati, per accogliere i quali fondò la Congregazione dei Salesiani. 1 febbraio. Nel 1945 viene finalmente concesso il diritto di voto alle donne in Italia. Con la guerra di liberazione ancora in corso, l'Italia gettò le basi della sua futura vita democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento e instaurando di fatto il suffragio universale, già adottato negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in diversi paesi del Nord Europa e dell'America Latina. Nel 1949 nasce Franco Causio, nato a Lecce, è un ex calciatore, cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città. È stato alla destra di Regina, Palermo, Juventus, Udinese, Inter e Lecce. Nel 1969 nasce Gabriel Batistuta, nato ad Avellaneda Argentina, è un ex calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo. In Italia è stato un attaccante dal 1991 al 2000 della Fiorentina di cui, con 152 reti, è il miglior realizzatore in Serie A, anche in generale con 212 reti. 2 febbraio. Nel 1977 nasce Shakira, star del pop latino, è una delle artiste più sexy della musica internazionale e la sua sensualità innocente ha conquistato anche lo scrittore conterraneo e premio Nobel, Gabriel García Márquez.
Nel 1929 viene costituita la Federazione Internazionale Sci, durante la Settimana Internazionale degli Sport Invernali di Chamonix, Francia, successivamente riconosciuta come la prima edizione delle Olimpiadi Invernali. La precedente commissione diventa la Federazione Internazionale Sci FIS, con l'adesione di 14 paesi. Nel 2022 muore Monica Vitti. Per molti critici è la maggiore interprete della commedia all'italiana del Novecento. Per il pubblico è uno dei pochi esempi di attrice che al notevole fascino unisce un'innata capacità di far ridere. 3 febbraio. Nel 1957 esordisce e va in onda Carosello. Fare zapping non si poteva, perché il telecomando sarebbe arrivato 20 anni dopo. Tuttavia, quando arrivava la pubblicità nessuno sbuffava, al contrario tutta la famiglia si godeva il piccolo teatrino di personaggi reali e immaginari associati ad altrettanti prodotti commerciali. Ultimi scampoli degli anni 50, in TV compare per la prima volta Carosello. Nel 1950 nasce Alvaro Vitali, una maschera comica naturale, la più irriverente e scollacciata del cinema italiano, in cui è stato un assoluto protagonista della commedia sexy. Nel 1972 partono le Olimpiadi a Sapporo, in Giappone, per la prima volta non in Europa o Nord America. Dal 3 al 13 febbraio si svolgono i Giochi Olimpici Invernali, giunti all'11ª edizione. 4 febbraio. Nel 2004 nasce Facebook e parte la rivoluzione sui social network. Volenti o nolenti, tutti gli individui sono collegati tra loro da una catena infinita di relazioni, più o meno significative. Un concetto filosofico che un giovane studente di Harvard ha saputo trasformare nell'affare del secolo, rivoluzionando il mondo dei social network ed entrando nel quotidiano di milioni di persone. Nel 1945 si apre la conferenza di Yalta. Mentre la Seconda Guerra Mondiale si avviava alle battute finali, le potenze alleate, ad eccezione della Francia, si diedero appuntamento in Crimea, nell'estremo sud dell'allora Unione Sovietica, per decidere le sorti del conflitto e il futuro assetto di una parte importante dell'Europa. Nel 1975 nasce Natalie Imbruglia, cantante pop giunta al successo alla fine degli anni 90, apprezzata anche come attrice sul piccolo e sul grande schermo.